Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Un 1,5 milioni di rifugiati palestinesi, molti dei quali si sono spostati dal nord, dal centro verso sud, e adesso gli israeliani dicono dovete spostarvi di nuovo perché noi vogliamo entrare nella città e scovare i guerriglieri e terroristi di Hamas, possibilmente trovando anche gli ostaggi, ovviamente. Ma quando c'è una, adesso diciamo anche da parte di grandi alleate di Israele, vediamo che faticano a sostenere questa guerra di Netanyahu, che ha sicuramente l'approvazione della maggior parte dell'opinione pubblica israeliana, che si trova naturalmente in una situazione terribile dopo il 7 ottobre, ma ricordiamo anche chi è Netanyahu, adesso non vogliamo però entrare in questo, ma sbagliano tutti quelli che chiedono un cessate il fuoco o sbaglia Netanyahu? Ma io penso come Paolo Mieli che la prima richiesta che vada fatta è quella che vengano liberati gli ostaggi. Se lo strumento per la liberazione degli ostaggi, cosa che sarebbe molto auspicabile, è il cessate il fuoco, ben venga il cessate il fuoco. Cioè Israele ha subito un attacco senza precedenti, gravissimo, ha reagito, stando dalla parte della ragione e della legittimità nei confronti di Hamas. Il problema è che non si possono considerare le morti dei civili dei danni collaterali. È lì che probabilmente bisogna capire qual è il limite. Cioè Israele ha tutto il diritto e fa benissimo ad andare a pescare uno ad uno quelli di Hamas e a liberare i propri ostaggi. È il suo diritto, lo deve fare assolutamente. Il problema è che se questo ha un costo di vittime civili troppo elevato, si arriva anche a questo atteggiamento un po' tiepido di paesi solitamente alleati di Israele che vedono di buon occhio Israele, che ovviamente sono preoccupati. Poi c'è anche un po' di propaganda, io poi vorrei sapere chi ha contato i morti civili, per carità, poi un morto è sempre una tragedia, quindi, ma io non credo ai numeri che vengono dati. Puoi cifrare il troppo elevato? Uno è tanto. 28.000 è abbastanza per me un solo rispetto morto, ai 1.200 un morto, sterminati in un modo morto, atroce un morto 7 ottobre. È tantissimo, ma ricordati Massimo che tutto è accaduto perché dei delinquenti terroristi, hanno sgozzato i bambini, hanno violentato le donne, hanno urinato sui corpi dopo averle uccise. Quelli sono gli uomini. Non dobbiamo mai dimenticare di chi stiamo parlando. Israele ha ragione. Poi che Netanyahu, voglio dire, pensi che può uccidere tutti i civili che vuole per ottenere il suo risultato, è chiaro che la comunità internazionale si pone dei problemi. Però non dimentichiamo mai che Israele ha ragione e si deve riprendere i 134 l'ho israeliani. Premesso, Italo, e l'ho che premesso. Hamas, se vengono uccisi, se vengono arrestati, vengono condannati, è solo un bene che si fa all'umanità. Ecco, ricordiamoci che non tutto il popolo palestinese è Hamas, perché e ricordiamo, però molti lo sostengono. Ricordiamo però anche che Hamas lo fa da sempre, quello di mescolarsi alla popolazione civile o di nascondersi in edifici civili, e questo rende naturalmente tutte le cosiddette operazioni chirurgiche estremamente complesse. Massimo Giannini, ma riparto.